La bomba rilanciata dal giornalista Filippo Cornacchia sulla Juventus è di quelle che scuote l'ambiente, di quelle che smuove l'interesse dei tifosi, anche quella, ed è anche una notizia che non può che sorprenderci tutti, anche per quello che è il nuovo percorso di Giuntoli. Scopriamo tutto nel dettaglio, andiamo ad analizzare la notizia qui su FCM News Sport, perché credo che vada analizzata in pieno e vada assolutamente analizzata la situazione nella sua totalità. E quindi scopriamolo in una piattaforma, o meglio in un canale che, come spesso vi dico, su questa piattaforma è totalmente gratuito, è uno dei pochi su questa piattaforma a essere totalmente gratuito. Non mi basta semplicemente iscrivervi al canale, lasciare like ai contenuti e attivare la campanella delle notifiche. Oltretutto vi ricordo anche che avete liberamente vostra la sezione dedicata ai commenti, dove potete scrivere i vostri giudizi e anche chiacchierare tra di noi per poter in qualche modo parlare di questo argomento. Sì, perché la Juventus è chiaro che quest'anno comincia a essere un po' di progettazione, cioè nel senso, ok, si continua a pensare al discorso scudetto, però è chiaro che dopo la batosta con l'Inter, ma soprattutto il fatto che la Juventus ha una partita in meno, la Juventus comincia a ragionare sul fatto che intanto ci saldiamo questo secondo posto, perché il percorso di crescita deve continuare, deve sicuramente portare i suoi frutti. Dall'altro lato c'è una Juventus che guarda a giugno già, guarda a giugno con l'intenzione di poter fare qualcosa di importante, perché a giugno la Juventus è convinta di poter rinforzare una rosa grazie a delle cessioni, gli introiti della Champions e a una rivisitazione del parco giocatori con ingaggi più bassi e giocatori più giovani, che può portare a questo punto sì a dire ok, ora noi veramente puntiamo per qualcosa di importante, ora ce la giochiamo alla pari dell'Inter, non siamo la squadra che è più indietro di Milan e compagnia cante, Milan, Inter e compagnia, ma ora siamo alla pari. Per far questo però devi confermare una squadra di un certo livello e soprattutto rinforzare un reparto, che è quello del centrocampo di cui si parla spesso. Filippo Cornacchi ha parlato in generale, ha detto che l'obiettivo principale continua a essere Cup Miners, ma attenzione a quelli che sono anche gli altri nomi da tra virgolette considerare, perché Cup Miners è considerato il concentrato di qualità, fisicità, duttilità ideale per qualsiasi tipo di centrocampo e quindi anche per la Juventus. Cup Miners non è Alcaraz, che è un giovane da scoprire. Cup Miners è una certezza che in qualsiasi centrocampo, secondo la Juventus, in Italia farebbe la differenza, anche in quello dell'Inter. Cioè Cup Miners è uno che secondo me andrebbe all'Inter a fare il titolare. Dovesse andare alla Juventus, farebbe sicuramente il titolare. Qualora dovesse scegliere invece il Napoli, sarebbe tranquillamente titolare al Napoli. Qualora dovesse scegliere di andare in un altro club in Italia, non parliamo neanche della Roma, di tutte le altre, io credo che non ci siano dubbi al riguardo. Io credo che stiamo parlando inevitabilmente di un giocatore che sposta gli equilibri, che non so se in un Real Madrid o un Barcellona potrebbe avere quella garanzia di titolarità concessa in altre squadre, ma in Italia sono convinto che per le qualità che ha, il calciatore olandese rappresenterebbe il non plus ultra, rappresenterebbe il massimo a cui puoi ambire, rappresenterebbe il giocatore su cui puntare forte. Ma non ci si ferma qua, perché quella che rilancia proprio Filippo Cornacchia è un'altra notizia che ha a che fare sempre col centrocampo, perché Cup Miners e Ederson sono dei giocatori che intrigano dall'Atalanta e hanno degli investimenti, doversi fare degli investimenti importanti. Ma attenzione, perché c'è un'altra idea che si sta profilando, secondo proprio Filippo Cornacchia, ed è quella di un eventuale caso, nel caso in cui dovesse andare via ad esempio Rabiot, o nel caso in cui dovesse esserci la mancata conferma di Alcaraz, o di fronte a un'offerta importante di McKenny, quindi se si libera un posto in rosa, occhio, perché c'è un'altra idea, quella di un giocatore che sarebbe stato proposto alla Juventus, Toni Kroos. Toni Kroos, in questo momento 35enne, stiamo parlando di un ragazzo che ha 35 anni, sta valutando l'ipotesi di lasciare il Real Madrid. In realtà non è ancora deciso, perché c'è l'ipotesi anche di poter prolungare con un altro anno. Lui starebbe trattando con Real Madrid per prolungare un altro anno, ma non è poi così scontato. Perché? Per una serie di motivi, semplicemente perché Real Madrid potrebbe anche pensare di salutarsi in virtù del fatto che Real Madrid ha fatto degli investimenti importanti per il centrocampo di ragazzi giovani e quindi potrebbe proseguire su questa scia.
ma non dove se non dovesse arrivare appunto alla famosa fumata bianca con il Real Madrid, ecco che c'è lo scenario Juventus. Perché gli intermediari e quindi gli agenti di Toni Kroos e alcuni intermediari hanno cominciato a fare qualche piccolo sondaggio in Italia, soprattutto con la Juventus, per far capire: signori, se ci si libera Real Madrid, noi ci siamo. Non vi dimenticate che una roba simile è successa quando Cristiano Ronaldo era in rotta con Real Madrid. E quindi lì, tra procuratori e soprattutto intermediari, hanno cominciato a dialogare, diciamo in qualche modo preventivamente. Perché i procuratori, non pensate che i giocatori si libera a zero e subito vanno da una squadra acquirente. Prima provano a trattare con la squadra attualmente che hanno in rosa, e poi cominciano a fare dei sondaggi qua e là. Tra i vari sondaggi c'è anche la Juventus. Quindi non è stata la Juventus a cercare Toni Kroos, ma sono stati gli intermediari a proporre alla Juventus in questo momento l'eventuale affare di Toni Kroos qualora il ragazzo non dovesse trovare l'accordo con il Real Madrid. Scenario interessante, stiamo comunque parlando di un giocatore che da un lato andrebbe in totale controtendenza rispetto a quello che è l'idea della Juventus attuale, ossia ragazzi giovani, ragazzi con ingaggi bassi che non vengono da top club, e va bene. Però ci potrebbe anche stare, facciamo un'ipotesi, un giocatore come Toni Kroos che magari arriva al posto di Rabiot, perché Rabiot va via zero. O meglio, se va via zero. Non è detto che vada via, anzi, ci sono buone possibilità che lui possa restare a Torino. Però non è ancora detto, non è ancora scontato, lui ancora non si è pronunciato e secondo me aspetterà un po' prima di dare la sua decisione definitiva e ufficiale. Per cui ci potrebbe anche stare l'ipotesi di un Rabiot che si avvicina sulla Trentina, che va via zero, la Juventus lo sostituisce con Toni Kroos. Ma perché Toni Kroos? Perché di fronte a una squadra molto giovane, dove lì davanti hai gente tutta giovane come Vlahovic, come Yıldız, Süle e compagnia cantante, a centrocampo anche ci sono molti giovani, comunque una squadra fatta di tanti giovani, deve girarci intorno, beh, una figura di riferimento che sa cosa vuol dire giocare in competizioni importanti come la Champions League, e ricordiamoci, l'evento l'anno prossimo torna in Champions League. Per cui va bene il discorso giovani, io sono d'accordissimo e mi piace molto il discorso giovani, ma sono altresì convinto che in un club che vuole ambire a qualcosa di importante devi avere sia i giovani ma anche i giocatori di riferimento. Magari i 35 anni sono un po' troppi, sono d'accordo, io preferirei avere i trentenni che non i 35 anni. Però se Toni Kroos ti dimostra di avere una condizione fisica accettabile, anche soltanto un contratto di un anno, io Toni Kroos me lo porto, se va via Rabiot a zero. È chiaro però che non basta, è chiaro però che ti dovresti, puoi anche aspettare, insomma, che il problemino fisico sia dietro l'angolo, però un Toni Kroos per un anno io potrei anche accettare di prenderlo. È chiaro che sarebbe un po' più interessante fare dei colpi in prospettiva, però dipende, perché poi magari piuttosto che, non so, non so, piuttosto che Toni Kroos arriva un giocatore qualunque, tanto vale, forse è meglio prendere un Toni Kroos. È chiaro che questa roba qua divide, ci sarà sempre quello che ti dirà, ma è meglio i giovani, ci sarà invece anche quello che ti dirà, ma è Toni Kroos, non è un giocatore qualunque, cioè non è Højbjerg, sì, può essere interessante, ma è pur sempre Højbjerg, è Toni Kroos. Per cui staremo a vedere, è un'intrigante scelta quella di potersi proporre alla Juventus, vuol dire che la Juventus torna ad avere un po' di appeal, sicuramente questo è interessante. Staremo a vedere se sarà un'operazione fattibile quella di Toni Kroos alla Juventus, fermo restando che il grande obiettivo principale, a prescindere da chi va e chi non viene, è comunque Koopmeiners, che rimane il preferito della Juventus, a prescindere da chi sarà il nuovo allenatore sulla panchina bianconera.